Every night your line is busy. All that buzzing makes me dizzy, 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 dizzy. Couldn't count on all my fingers all the dates you had with swingers. Bentrovati ad un nuovo appuntamento con Umbria News, il rotocalco di informazione, cultura e società prodotto e realizzato dall'agenzia videogiornalistica Vinews di Perugia. Apriamo la puntata con la missione della regione Umbria nel sud-ovest della Cina guidata dal vicepresidente Fabio Paparelli. Obiettivo: sondare ulteriori possibilità di collaborazione tra le due regioni in ambito culturale, formativo, scientifico e ovviamente economico. Sentiamo Rossana Fu. Si allarga l'orizzonte istituzionale ed economico dell'Umbria che guarda alla Cina con rinnovato interesse. Sarà Fabio Paparelli, vicepresidente della Regione Umbria, assessore a competitività delle imprese, innovazione e sistema produttivo, a guidare una missione di sistema a Chongqing e Chengdu nel sud-ovest della Repubblica Popolare Cinese. Speriamo di cogliere due obiettivi. Da un lato, insediare e creare nuove opportunità per le imprese umbre in questa parte della Cina, in cui sta sorgendo uno dei più grandi centri commerciali del sud-ovest della Cina in una zona franca, e dall'altro lato creare anche nuove opportunità per gli investitori cinesi possibili nella nostra regione. L'altro obiettivo è quello di creare una forte sinergia col mondo della formazione, il mondo universitario locale, università per stranieri, università di Perugia, con il sistema universitario e formativo di questa parte della Cina. Questi due momenti troveranno la loro massima espressione nella firma di un accordo commerciale con la segreteria economica del governatorato di Chongqing e dall'altro con la firma degli accordi che riguardano l'istruzione all'università alla presenza del ministro Giannini. Oltre alla Regione Umbria e al suo braccio operativo Sviluppo Umbria S.p.A., sono coinvolte nella missione, in un'ottica di promozione di sistema e partenariato territoriale integrato, l'Università degli Studi di Perugia, Confindustria Umbria e Umbria Export, con una decina di imprese umbre del settore food, packaging, ambiente e meccanica. Noi stiamo, diciamo, godendo in questo momento di una piccola ripresa che speriamo che si consolidi. Per farla consolidare è necessario avere anche questi interscambi con questi paesi molto importanti, dove i numeri sono interessantissimi sia per le nostre imprese che per tutte le organizzazioni con cui si vanno a confrontare nell'ambito di questo viaggio. Ci presenteremo lì come un sistema che va in Cina con un duplice obiettivo: quello di sviluppare tutte le condizioni per la presenza, nel senso dell'export e dell'internazionalizzazione delle imprese italiane, ma anche con l'obiettivo di presentare la nostra regione come elemento promozionale per l'attrazione di investimenti sul territorio regionale dell'Umbria da parte appunto di investitori cinesi. Noi ci aspettiamo che già i rapporti con la Cina, che pure hanno un loro significato, possano avere con questa missione un ulteriore elemento di qualificazione e di intensificazione. A Norcia l'associazione Rifare l'Italia ha promosso un incontro pubblico per parlare delle opportunità offerte dalla nuova programmazione comunitaria e dalla legge di stabilità in via di approvazione in Parlamento. Sentiamo Nicola Torrini. Per illustrare alle comunità della Valnerina le opportunità offerte dalla programmazione dei fondi comunitari per l'Umbria 2014-2020 e dalla legge di stabilità per il 2016, l'associazione politico-culturale Rifare l'Italia ha organizzato a Norcia un incontro con amministratori locali, imprenditori, operatori del sociale, professionisti e giovani. All'iniziativa, moderata da Alberto Naticchioni, ha preso parte anche la presidente della Regione Umbria, Catiuscia Marini.
sicuramente continuare a potenziare quella che è una risorsa di tipo ambientale, ma che è anche a servizio di quelle imprese o agricole o del settore turistico e ricettivo, che rappresentano un po' il pilastro anche dello sviluppo di tutta la Valnerina, in modo particolare di Norcia, e che rappresentano anche l'occasione concreta per creare lavoro e dare occupazione in questo territorio. E poi anche una legge di stabilità che diminuisce la tassazione, la pressione fiscale sui cittadini, riapre incentivi alle imprese volti a creare innovazione, investimenti e anche nuova occupazione. E poi una regione che si mette al servizio delle amministrazioni comunali, ne coordina l'iniziativa e spinge anche agli investimenti pubblici. Abbiamo dimostrato come territorio nel suo complesso, come comunità, insieme di imprenditori, insieme di amministratori, di poter cogliere appieno le opportunità. Con il sostegno della regione, che ci è sempre molto vicina, credo che potremo fare grandi cose per il futuro di questo territorio. Con la programmazione 2014-2020 l'Umbria ha a disposizione complessivamente 1.585 milioni di euro, la maggior parte dei quali, 876 milioni di euro, destinati al programma di sviluppo rurale. Ci sono poi 356 milioni di euro del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e 237 milioni di euro del Fondo Sociale Europeo. Un occhio particolare andrà riservato in questa fase particolare alla stesura del piano sociale. Sempre di più sono le esigenze, sempre più differenziate, sempre più disparate. Purtroppo ancora oggi la crisi si fa sentire particolarmente per le nostre famiglie. I bisogni principali del nostro territorio sono quelli di rafforzare la rete dei servizi e quella delle infrastrutture, che sono veramente alla base di ogni possibilità di sviluppo. Poi le infrastrutture leggere, relative alla banda larga, perché il territorio è ancora un po' isolato e soffre di digital divide. Rimaniamo in zona perché Coop Umbria Casa ha inaugurato a Spoleto un complesso residenziale di 14 alloggi realizzato secondo principi di sostenibilità ambientale e rispetto del territorio. Per acquisto e vendita previste agevolazioni anche grazie a un contributo regionale. I dettagli sono di Rossana Furfo. Un complesso residenziale di 14 alloggi progettato secondo i principi della bioarchitettura e del Genius Loci, che lo rende perfettamente integrato con il contesto in cui sorge. Si trova a San Giovanni di Baiano, a Spoleto, ed è stato inaugurato da Coop Umbria Casa per un investimento di circa 2 milioni di euro, 400.000 dei quali saranno erogati dalla Regione Umbria non appena tutti i 14 alloggi saranno abitati. Questo contributo della Regione dell'Umbria permette di assegnare queste abitazioni ad un canone concordato, quindi molto più basso rispetto al tradizionale canone di mercato. Queste abitazioni noi pensiamo che saranno abitate per 8 anni in affitto da parte delle famiglie, e poi chi vorrà potrà acquistarne direttamente la proprietà. Con la formula prima affitti e poi compri, infatti, il nucleo familiare potrà abitare immediatamente la casa e procedere alla firma del contratto di acquisto preliminare, nel quale vengono definiti il prezzo, che non subirà variazioni nel tempo, e le rate di pagamento. L'inaugurazione di questo complesso oggi è un evento in controtendenza, tenendo anche conto della crisi, anzi soprattutto tenendo conto della crisi nel settore dell'edilizia in questi ultimi anni, e quindi salutiamo questa, diciamo, inaugurazione e la realizzazione di questo complesso positivamente. Le case sono state pensate per le famiglie e sono caratterizzate dal mix sociale con inquilini di diverse età. Tutte in classe energetica B, sono estremamente comode perché posseggono 2 o 3 camere da letto, doppi servizi, cucina, soggiorno, balconi e garage di pertinenza. Si tratta di abitazioni che puntano all'utilizzo di energia rinnovabile e al contenimento delle dispersioni. Gli infissi, infatti, sono stati realizzati con vetro termofono isolante. Ogni appartamento, poi, è dotato di impianto di riscaldamento a pavimento con contatore individuale di consumi. Sul tetto, realizzato in legno per alleggerire la struttura anche in caso di terremoto, sono stati installati pannelli solari termici per integrare la produzione di acqua calda. Inoltre vi è un impianto fotovoltaico per usi condominiali e uno per il recupero delle acque piovane destinate all'irrigazione del verde.
sono sorpreso dalla razionalità degli spazi, dalla semplicità se vogliamo, ma assolutamente della completezza degli appartamenti. Certo, poter venire incontro alle necessità delle famiglie, alla emergenza abitativa che nella nostra regione è abbastanza alta e devo dire la verità anche nella nostra città, venendo incontro sia col canone concordato sia con la possibilità di riscatto della casa con dei trattamenti direi sorprendenti, significa veramente fare un'operazione anche sociale importante. Si è chiusa con successo la 36esima mostra mercato del tartufo bianco di Città di Castello. Il pregiato fungo, anche conosciuto come trifola, si conferma volano per l'agroalimentare in un territorio in cui ci sono segni di ripresa. L'eccellenza della tavola, la generosità della terra, la laboriosità del territorio. Tutto questo nella 36esima edizione della mostra mercato del tartufo bianco di Città di Castello, andata in scena nel centro storico cittadino. Accanto alla trifola, regina della festa, altre eccellenze alimentari e lo spettacolo della cucina che da anni ormai caratterizza l'evento. Utilizziamo il tartufo e i prodotti enogastronomici per far conoscere il nostro territorio, questo indubbiamente. E il ritorno noi ce l'abbiamo diciamo, nell'immediato perché comunque le presenze quando il tempo ci assiste sono numerose, ma soprattutto perché poi questa iniziativa assieme a altre come dire, proietta l'immagine di un territorio, di una cultura e, diciamo, in Italia e nel mondo e c'è un rientro che si prolunga poi in tutto l'intervallo, tutto l'anno. Questo noi lo vediamo anche adesso, perché anche in controtendenza con alcuni territori il turismo ha subito in questo territorio un incremento, quindi vuol dire che c'è un lavoro e la mostra del tartufo sicuramente contribuisce a questa iniziativa. Questo territorio però da sempre ha la vocazione naturale del territorio di mettere a disposizione trifola di qualità e pur in un'annata difficile mi pare di capire che anche quest'anno la mostra di Città di Castello si ripropone come forse da un punto di vista proprio commerciale di mostra mercato tra forse la più importante dell'Umbria. Il tartufo è stato protagonista anche all'Expo e la verità è che è cresciuta, mi pare, anche l'attività dei trasformatori con diverse imprese nel territorio che si aggiungono ai tanti cavatori e è anche un pezzettino di economia per l'Alto Tevere e per l'Umbria. Un territorio che si dimostra quindi vitale pur tenendo conto della crisi e che riesce a mettere a sistema le sue eccellenze, dalla cultura, basti pensare al centenario di Burri, all'enogastronomia insieme al suo indotto. Questa mostra, 36esima mostra del tartufo, è la fase conclusiva di una serie di iniziative che si sono svolte in questo periodo, che sono state tutte coronate da un successo di pubblico, direi veramente considerevole e importante, e la mostra del tartufo ne costituisce la conclusione ideale, anche perché anche quest'anno mi sembra particolarmente bella. Ad arricchire l'evento, accanto alla mostra mercato, laboratori del gusto, degustazioni, spettacoli, mostre itineranti, musica, teatro e letture. Tra i ritorni più attesi, il salone dell'olio e quello del vino. Novità, il primo salone della biodiversità. Si è aperta l'insegna del rinnovamento, non solo per quanto riguarda la sede, l'anno accademico dell'Istituto Italiano Design di Perugia, l'offerta formativa e le attività messe in campo nel contributo di Rossana Furfo. Un nuovo anno accademico bussa alla porta dell'Istituto Italiano Design di Perugia, che ha lasciato Via della Canapina per stabilirsi in Via Alessi, nel cuore dell'Acropoli, portando tanti cambiamenti per gli studenti iscritti. Un inizio di anno accademico all'insegna delle novità, su tutte la registrazione di un percorso di formazione che prevede dei workshop aperti non solo agli studenti ma anche alla cittadinanza. È il primo anno accademico nella nuova sede, pieno centro storico. I risultati nel nostro piccolo già si vedono perché l'incremento delle iscrizioni è intorno al 20%, quindi il centro storico dimostra di valere quanto pensavamo ed anzi siamo solo all'inizio sicuramente di un percorso molto più importante, non solo a livello di formazione ma anche come punto di riferimento per la città di Perugia.
Accanto alle novità si ritrovano anche conferme rispetto all'offerta formativa. Le quattro aree rimangono quelle di ormai consolidate da 15 anni a questa parte, quindi il corso di comunicazione, il corso di disegno di interni, il corso di disegno industriale e il corso di moda. Nello stesso tempo, mantenendo la triennalità in tutte e quattro le aree, abbiamo inserito sia i workshop sia un'altra serie di iniziative che i ragazzi, in cui i ragazzi saranno proiettati sempre più nel mondo delle aziende. E infatti, in linea con la filosofia dell'Istituto di favorire l'incontro tra scuola e lavoro, quindi di unire la formazione teorica a quella pratica, sono state intraprese delle partnership con alcune aziende del territorio e amministrazioni comunali. Si tratta di Hub Corciano, Leroy Merlin, il comune di Panicale con un progetto di arredo urbano e più una serie di iniziative che stiamo mettendo a regime, che sveleremo nel prossimo trimestre, perché stiamo chiudendo altre situazioni molto importanti per le quali stiamo rifinendo gli ultimi dettagli. Io credo, ecco, che questo sia un polo di eccellenza per la nostra città, di cui dobbiamo andarne orgogliosi, proprio perché è un istituto che unisce quella che è la teoria alla pratica. Da quello che so, fanno anche sperimentazioni in campo proprio verso le nostre aziende, quindi serve per creare progettualità aderente alle realtà dei giorni, al mercato dei giorni, dei nostri giorni, che cambia in continuazione. Siamo anche orgogliosi come amministrazione che la sede di quest'ultimo anno si è trasferita proprio qui in centro storico, e questo rafforza ancora di più sia l'attenzione alla cultura identitaria della propria città, con un istituto che viene a esprimere le proprie potenzialità proprio nel nostro centro storico, nel cuore pulsante della nostra città. Il re della tavola, Sua Maestà il Tartufo, protagonista della 35esima mostra mercato del Tartufo di Valtopina. Due weekend tra street food, show cooking, mercatino natalizio dell'artigianato e attività all'aria aperta. A completare il panorama, spettacoli e concerti con il Festival Valtopina Woodstock 1969. Ospiti d'eccezione, lo chef Giuseppe Claudio Fruci e gli attori Elda Alvigini e Giorgio Borghetti. A Valtopina, Tartufo e tanto altro ti aspettano. Happy Anniversary Piazza Umbra. Il centro commerciale Piazza Umbra di Trevi compie 15 anni e invita tutti a festeggiare per un weekend scoppiettante in compagnia di ospiti d'eccezione. Sabato 28, divertimento assicurato con Cristiano Militello e taglio della torta gigante. Domenica 29, risate e comicità con Andrea Pucci. Happy Anniversary Piazza Umbra, get the party started! Vuoi realizzare un giardino profumato, fiorito e che richieda poca manutenzione in gran parte dell'anno? Vieni a Castelnuovo di Assisi, al vivaio Il Lavandetto di Assisi. Riceverai una consulenza gratuita e potrai trovare oltre 50 varietà di lavande variopinte, altrettante salvie e rare ornamentali, piante aromatiche officinali, comuni e insolite e piante perenni. Nel negozio situato nel centro storico della città serafica, anche tantissimi prodotti artigianali a base di lavanda, oli essenziali e sacchetti per profumare la biancheria, oltre a cosmetici, idee regalo e bomboniere profumate per cerimonie. Il Lavandetto di Assisi ti aspetta. È ormai un evento collaudato e atteso in città, il mercato degli ambulanti di Forte dei Marmi. La tradizione commerciale della cittadina toscana è infatti pronta a farsi spazio a Pian di Massiano a Perugia domenica 29 novembre. Ci racconta tutto Cristina Biondi. Torna a Perugia il mercato di qualità del consorzio Gli Ambulanti di Forte dei Marmi.
L'atteso appuntamento con le boutique a cielo aperto è per domenica 29 novembre dalle 8 alle 19 nella consueta cornice di Pian di Massiano, anche in caso di maltempo. Con l'arrivo dell'inverno si pensa al guardaroba e i famosi ambulanti toscani ritornano in Umbria per riportare le magiche atmosfere tipiche del mercato del Forte. Tante idee per gli acquisti in un autentico spettacolo di bancarelle e di pubblico che viene ormai comunemente definito evento mercato. Una definizione non casuale, ma che vuole sottintendere l'unicità nel panorama nazionale e la valenza prima di tutto culturale, oltre che commerciale, della proposta. Infatti, si parla ormai del consorzio Gli Ambulanti di Forte dei Marmi, non solo in Italia ma anche all'estero, come di un'eccellenza italiana. Il consorzio Gli Ambulanti di Forte dei Marmi, marchio unico, originale e registrato, nato nel 2002 dall'unione di alcuni dei migliori banchi presenti a Forte dei Marmi per renderne itinerante lo spettacolo nelle piazze nazionali, è stato oggetto da allora di diversi tentativi di imitazione. Decine di ambulanti doc provenienti dalla storica e blasonata location di Forte dei Marmi, una delle mete più esclusive del turismo mondiale, porteranno nei loro banchi il meglio del Made in Italy artigianale. Abbigliamento, pelletteria di altissima fattura artigianale, cashmere, pellicceria, stoffe pregiate, biancheria per la casa, porcellane, bijou e raffinata arte fiorentina. Qualità sempre rigorosamente declinata con la massima convenienza. Sono bandite inoltre per statuto imitazioni e cineserie di scarso pregio. È sui banchi del consorzio Gli Ambulanti di Forte dei Marmi che si trovano infatti le nuove tendenze della moda, spesso riprese anche da fashion blog e magazine femminili. Per il calendario completo dei mercati del consorzio Gli Ambulanti di Forte dei Marmi è possibile consultare il sito web ufficiale www.gliambulantidifortedemarmi.it, dal quale si accede anche alla pagina Facebook e alla app del consorzio. Per la nostra rubrica Focus Aziende abbiamo visitato il nuovo Cortonese 115, negozio di abbigliamento per bambini e donna che prende il nome dal luogo in cui è stato appena inaugurato a Perugia. C'era per noi Rossana Furfaro. Il suo nome è Cortonese 115, proprio come l'indirizzo a cui è possibile trovarlo a Perugia. Si tratta di un negozio di abbigliamento che si inserisce nel mercato delle catene specializzate monomarca per la donna e il bambino. Il negozio che inaugura oggi si chiama Cortonese 115A ed fa parte del gruppo Ascani, si trova qui in questa location da più di 20 anni, abbiamo fatto un percorso con Sasce per circa 15 anni e adesso abbiamo fatto un cambiamento all'interno del negozio, siamo ritornati un franchising orientati verso una linea da bambino da 9 mesi fino a 14 anni di età. Con qualità, prezzo e Made in Italy, questi erano i tre obiettivi dell'azienda. L'altra parte del negozio è dedicata a una donna sobria, elegante, che ha cura nei particolari, nei dettagli e nella scelta dei tessuti. L'azienda si chiama Pietro Grande, è da più di 20 anni che è sul mercato. La nuova attività commerciale sorge in un punto strategico della città, vicino alla fermata del mini metrò e a poche centinaia di metri dalla E45, una scelta non casuale data la mancanza di negozi di abbigliamento in questo quartiere dedicati ai più piccoli e alle donne. Punti di forza quindi, la possibilità di essere facilmente raggiungibile anche da fuori città, il comodo parcheggio antistante l'ingresso, ma soprattutto la proposta di collezioni moda rigorosamente made in Italy caratterizzate da qualità del prodotto e prezzi competitivi. Insieme ai miei colleghi ci siamo confrontati e insieme alla proprietà abbiamo proposto di fare un cambiamento in questa attività che attirasse una clientela molto esigente nella qualità, nei dettagli. E quindi c'è stata questa possibilità di inserire in questo punto vendita questi due marchi che dovrebbero andare a rispondere a queste esigenze. Oggi in questa giornata siamo riusciti a coronare questo sogno di aprire questo nuovo punto vendita con questi requisiti. Un clima di festa ha accompagnato le famiglie presenti alla serata di inaugurazione, nella quale non sono mancati momenti di intrattenimento come il colore a bimbi, la sfilata di moda con i piccoli modelli in passerella, l'immancabile merenda, tanta musica e danza.
Torniamo a parlare di Tartufo perché anche Fabbro ha celebrato la sua mostra mercato nazionale in cui hanno trovato spazio anche i prodotti agroalimentari di qualità. Numeri importanti per l'evento e progetti in cantiere per il territorio, come ci racconta nel servizio Nicola Torrini. Sovrano della tavola è oggetto di culto da parte dei gourmet più raffinati. Così Sergio Rossi, esperto genovese di storia e cultura del cibo e della cucina, definiva in un suo libro il tartufo il grande protagonista della mostra mercato nazionale che si è svolta nel centro storico di Fabbro. Nel borgo ternano, arroccato al confine con la Toscana e il Lazio, è stato infatti nuovamente il pregiato fungo, pur quest'anno nella sua rarità, a farla da padrone tra i tanti prodotti agroalimentari di qualità esposti negli stand presenti. Mettiamo in mostra tutte le specialità umbre, ma non solo, ma anche dell'intera nazione, quindi dalla Puglia al Trentino. Abbiamo oltre 60 stand quest'anno e tante novità. La frittata al tartufo più grande del mondo, un record con 2.401 uova e 12 kg di tartufo, e una gara di ricerca con i cani del tartufo. Alla fine, dopo tre giorni di eventi, sono state ben 11.000 le persone accorse a Fabbro, attratte dai prodotti e dalle iniziative organizzate nell'ambito della 28esima mostra mercato nazionale del tartufo e dei prodotti agroalimentari di qualità. È sicuramente un'iniziativa lodevole, e poi lo dimostra il fatto che richiama sempre molte persone, molti turisti. Sono tutte iniziative che nei nostri soci portano a valorizzare i territori e insieme ai territori i prodotti tipici. Questo è l'aspetto più importante, prototipico, prodotto di un territorio. Oggi è in vetrina a Fabbro, così come in altre città dell'Umbria in questo periodo, quella parte dell'Umbria bella, quella immagine dell'Umbria cuore verde d'Italia che è nell'immaginario collettivo delle tantissime persone, non solo di quelli che vivono in Italia ma anche di tantissimi turisti che ogni anno ci premiano venendo a visitare la nostra regione e ci premiano anche perché la qualità della vita nella nostra regione, i prodotti che sappiamo mettere la terra, anche che sappiamo mettere in vetrina, sono delle eccellenze che rappresentano un ponte virtuale tra la necessità di salvaguardare un paesaggio, una terra incontaminata e traghettarla però verso il futuro e verso la modernità. A conclusione della manifestazione, l'imprenditore umbro e presidente di Assoenologi Riccardo Cotarella è stato premiato con il Vanghetto d'Oro per l'indiscussa professionalità e attenzione e sensibilità al sociale. Ancora a Focus Aziende, ancora a Perugia, questa volta a Ponte Felcino, per conoscere la farmacia Bolli 1833 del dottor Giuseppe Cenci. Scopriamo come è strutturata e che servizi offre nel contributo di Rossana Furfa. Punto vendita di 600 metri quadri, oltre 20.000 referenze e diverse generazioni di farmacisti che dal 1833 hanno portato avanti, tra tradizione e innovazione, l'attività di famiglia. È la farmacia Bolli, in via dell'Ala 15 a Ponte Felcino di Perugia, gestita dal dottor Giuseppe Cenci. Io sono solo l'ultimo rappresentante di una famiglia dove c'è sempre stato un farmacista in ogni generazione. Io credo di essere o il sesto o il settimo e è sicuramente un'eredità importante. Rispetto alle farmacie tradizionali, la nostra è sicuramente una farmacia molto particolare. Noi abbiamo sempre creduto che servizio voglia dire anche specializzazione, per cui abbiamo diviso la farmacia in tante aree tematiche. Ogni area tematica è gestita da alcuni farmacisti che sono particolarmente specializzati in quel settore. Ogni mondo ha un personale che è particolarmente formato e particolarmente attento a quelle esigenze. Ovviamente può rispondere anche a qualunque altro tipo di domanda.
Aree dedicate alla dermocosmesi, agli integratori alimentari, ai prodotti per il bambino, per intolleranti al glutine e celiaci, alla omeopatia e fitoterapia, che unite ai più recenti servizi offerti in sede, uno infermieristico e l'altro di estetica, fanno della farmacia Bolli un vero e proprio punto salute. Il servizio infermieristico in particolare può essere svolto anche a domicilio, in questo caso a pagamento. I prezzi sono molto contenuti e le persone sono contente di poter avere questa opportunità in caso di bisogno. Basta pensare alla necessità di poter fare una puntura con un antibiotico piuttosto che una piccola medicazione, piuttosto che avere dei consigli da utilizzare tutti i giorni nella vita quotidiana, sicuramente la figura dell'infermiere è un riferimento importante. È un riferimento importante per i pazienti e diventata nel tempo la farmacia Bolli, aperta tutti i giorni dell'anno, compresi i festivi, con orario non stop dalle 8.30 alle 24, e che è dotata di un sistema meccanizzato innovativo di gestione del farmaco che permette di ridurre i tempi di attesa tra la richiesta e la consegna dello stesso al cliente. Per noi è un sistema fondamentale, sicuramente ci consente di stare più vicini ai nostri clienti e di dedicare del tempo in più magari a spiegargli come prendere le medicine piuttosto che a dargli consigli per la salute, e tutto il tempo che perdevamo a cercare le cose oggi viene investito sul paziente. Il macchinario ci consegna direttamente nella postazione di lavoro tutto quello di cui abbiamo bisogno. Il futuro della farmacia sicuramente sarà quello di affiancare ai farmaci e ai prodotti, agli integratori che si sono aggiunti, anche i servizi. E questo era il nostro ultimo servizio. Prima di salutarvi vi ricordo i nostri contatti e che i servizi andati in onda si possono rivedere su YouTube. Vi invito inoltre a seguire le attività della nostra agenzia su Facebook, Twitter e Google+. Da Carla Damo e dalla redazione di Avinews è tutto, non mi rimane che augurarvi un buon proseguimento di programmazione sulla rete. Your line is busy, all that buzzing makes me dizzy, 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 dizzy. Couldn't count on all my fingers, all the dates you had.